Salve a tutti e bentornati su A Game of Thrones, il canale dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la nota serie Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale, potreste chiedere? Già conosciamo la storia di Westeros, potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi narro le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Oggi iniziamo con una nuova rubrica che ho deciso di intitolare Westeros History Channel. La mia ossessione per le cronache del ghiaccio e del fuoco è ovviamente arrivata a livelli preoccupanti, ma questo non mi ha fermato dal comprare The World of Ice and Fire, The Untold History of Westeros and The Game of Thrones. Ora non ce l'ho fisicamente con me perché vivo in Giappone, ma ovviamente ho sempre con me il comodo formato Kindle. Quindi sì, l'ho comprato due volte, ve l'ho detto che è un problema. Per chi non lo conoscesse, The World of Ice and Fire è un libro scritto da George Martin, Elio Garcia e Linda Antonsson. E come Fire and Blood è un libro storico, ma questo è dedicato a tutta la storia di Westeros ed Essos, quindi sin dall'inizio fino ai giorni recenti, diciamo. Ebbene, ho deciso in questa rubrica di raccontarvi l'intera storia del mondo dove si svolgono le vicende di A Song of Ice and Fire, o Le cronache del ghiaccio e del fuoco, che, come sempre, non è mai scontata e nasconde avvenimenti, leggende e culture che mi hanno molto sorpresa e spero che sorprenderanno anche voi. Ma come sempre, dobbiamo partire dal principio. Ed oggi parleremo della Dawn Age. La Dawn Age è essenzialmente il Big Bang di Westeros, però non è certo quando sia avvenuto esattamente. Anzi, non si sa proprio quando abbia avuto inizio. Ma orientativamente il mondo di Westeros dovrebbe avere all'incirca 40.000 o 5.000 anni. Così. Ovviamente, come vuole la nascita di un nuovo mondo, all'inizio tutto era molto primitivo. I primi scritti riguardanti la Dawn Age vengono stilati dagli Andali, che vengono dal nord di Essos, dai Valiriani, anch'essi provenienti da Essos, dalla penisola di Valiria, e dai Ghiscari, un altro popolo di Essos che veniva da Ghiscar. Ad Essos si scrive, insomma. Ma da dove abbiano preso queste informazioni in realtà non ci è dato sapere. Ma ciò che si sa è che Westeros si estendeva dal Summersea, ossia il moderno Dorne, fino a The Land Where Is Always Winter, quindi oltre la barriera, il nord oltre la barriera. E le popolazioni che lo abitavano erano due. I primi sono i giganti. I giganti sono una popolazione poco conosciuta in realtà. Chi vive nella moderna Westeros, infatti, non li ha mai visti. Ma si sa che gli ultimi ad averli visti sono stati alcuni ranger dei Guardiani della Notte, parecchi secoli prima. I cui incontri sono stati riportati in documenti che al momento si trovano nella biblioteca della Barriera. Ma in tempi recenti sembra che alcuni bruti li abbiano visti, come infatti racconta Osha Bran all'interno del primo libro della saga, Il Gioco dei Troni. Ma chi è il primo vero gigante che noi vediamo? Ebbene, il primo vero gigante noi lo incontriamo nel quinto libro, Una danza con i draghi, dal punto di vista di Jon. Jon, infatti, durante la sua carriera, come Lord Comandante dei Guardiani della Notte, è un pochino più impegnato rispetto a il Jon nella serie, ma poi lo vedremo. In ogni caso, Jon infatti nel quinto libro è occupato a evacuare i bruti dal nord della barriera e spostarli al sud, nella zona vicino al Castello Nero che si chiama il Dono di Brandon. Ma i bruti non vivono tutti insieme, come abbiamo visto nella serie, e ci mettono un attimo ad andarli a riprendere. Pace interiore. Né tantomeno vediamo subito gli estranei. Pace interiore. Infatti, Jon manda in continuazione Guardiani della Notte, Ranger, per andare a cercare i bruti tutti sparsi al nord della barriera, ci va anche lui stesso, per convincerli a spostarsi al sud. In uno di questi incontri, Jon entra a contatto con un gruppo di bruti che al loro interno hanno anche un gigante. Il suo nome è Wun Wun. E Wun Wun seguirà Jon e il gruppo di bruti al sud della barriera. Quindi, dal punto di vista di Jon, vediamo che i giganti esistono. E fino ad allora, dove avevamo soltanto testimonianze da leggende e storie,
Adesso ne abbiamo uno proprio vero e possiamo vedere come si comporta. E diciamo che le storie non mentono. Effettivamente i giganti venivano descritti come molto molto alti e molto molto forti. John, nella descrizione di Wun Wun, dice che Wun Wun è molto alto, dice che è due volte Hodor, ed è molto forte. Ma una cosa che John nota è che Wun Wun è molto semplice mentalmente. Lo descrive infatti molto più semplice di Hodor e ci dice anche che Wun Wun ha un animo davvero molto gentile. Teneranno cuoricino. John dice anche che Wun Wun parla una lingua particolare che si chiama The Old Tongue e sappiamo che è vegetariano, anche se stando a contatto con i guardiani della notte svilupperà un vero e proprio amore per il vino. È adorabile, è adorabile. Un'altra cosa interessante dei giganti è il loro stile di vita. I giganti infatti non costruivano case e non impararono mai a costruirle. E la stessa cosa vale per le armi o anche come coltivare i campi. Erano creature semplici che all'interno della loro società non avevano neanche una gerarchia. Non c'erano infatti re o regine o lord e lady. E rimasero sempre così. Prima vivevano a Westeros, ma quando gli uomini cominciarono ad arrivare e cominciarono a distruggere le foreste, i giganti furono costretti a ritirarsi fino a che non sparirono del tutto. E poi abbiamo la seconda popolazione che viveva a Westeros, cioè i Children of the Forest, i figli della foresta. I Children of the Forest vengono anche chiamati solo Children, anche se non erano effettivamente bambini. Da dove viene però questo nome, che venne dato a loro dagli umani, perché i children erano una statura molto molto piccola. La loro pelle è marrone con delle macchie di un marroncino un po' più chiaro, che ricorda un po' il manto dei cerbiatti. Si vestono di foglie e rami, i loro occhi sono grandissimi e possono essere o verdi o dorati e hanno delle orecchie molto grandi. Si dice che vedano al buio e che hanno un udito molto molto fino. Sono veloci ed aggraziati e vivono per secoli. Alcuni dei Children of the Forest, però, non hanno né gli occhi verdi né gli occhi dorati, bensì ce li hanno rossi. E quando uno dei Children nasceva con gli occhi rossi, per loro voleva dire che gli dèi lo avevano scelto e lo avevano benedetto con dei poteri, ossia il potere della Green Sight, quindi erano Green Seers. E una volta che questi si legavano a un albero, riuscivano a vivere molto di più rispetto agli altri Children. Ma perché probabilmente il nome Children of the Forest venne dato loro dagli umani? Ebbene, perché i children in realtà chiamano loro stessi Those who sing the song of the earth. Ed effettivamente i children hanno una lingua tutta loro che si chiama la True Tongue. Questa lingua ricorda i suoni della terra. Infatti si dice che si fossero proprio ispirati ai suoni che li circondavano, quindi il rumore delle foglie oppure il rumore della pioggia. Ebbene, questo è un dettaglio interessante. Poiché nel prologo del primo libro, Il gioco dei troni, di cui ho fatto un video nel dettaglio, se volete potete andarlo a vedere, vi metto il link qua sopra, si vede che gli estranei parlano una lingua che ricorda il rumore del ghiaccio che si spezza sopra un lago. Quindi gli estranei parlano la True Tongue come i Children of the Forest? Questo mi incuriosisce molto. I Children inoltre parlavano con i corvi, perché sono le uniche creature oltre loro che conoscono la True Tongue. Infatti i corvi ripetevano quello che i children dicevano e li usavano effettivamente come veri e propri messaggeri. Secondo, e qui devo leggere, Winter Kings o The Legends and Lineage of the Starks of Winterfell, che non è un libro vero fisico, ma sono diciamo dei trattati storici che vengono nominati all'interno delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, quindi sempre come se fossero trattati di maestri. In questi trattati viene raccontato che Brandon Stark the Builder, mentre stava costruendo la barriera, venne portato dai Children in un posto segreto dove inizialmente non capiva cosa stessero dicendo. Ma da qui abbiamo la descrizione della lingua dei figli della foresta. E a quanto pare Brand the Builder fu anche l'unico ad imparare la True Tongue. Come vivevano i Children of the Forest? I Children vivevano in clan, non avevano vere e proprie città. Non vivevano in castelli, ma in crannogs, che sono costruzioni, non sono tipo palafitte, però si spostano sull'acqua, non sono fisse. Vediamo infatti che le
La casata Reed, che è quella di Jojen e Mira, vive proprio in questo modo. Cosa interessante. Se non vivevano in Crannongs, vivevano in grotte o tra gli alberi, in nascondigli tra foglie e rami, che loro chiamavano le Secret Tree Towns. Vivevano a stretto contatto con la natura ed erano molto coesi e connessi con essa. E sembra che fossero proprio loro ad intagliare le facce sui tronchi degli Werewood Trees, gli alberi del cuore, che per loro erano i loro dei. I Children of the Forest non usano l'acciaio, bensì usavano l'ossidiana e la usavano per cacciare. Per quanto riguarda il combattimento, perché anche i Children combattevano, sia maschi che femmine potevano farlo. Cacciavano insieme e la loro arma di scelta sono soprattutto gli archi, quindi punte di freccia di ossidiana e l'arco fatto di legno di Werewood Tree, quindi dell'albero del cuore. E questi combattenti si chiamavano gli Wood Dancers. E la loro tecnica di combattimento, diciamo, univa l'uso della loro arma insieme alla magia. Ma passiamo a una delle parti più interessanti dei Children of the Forest, ossia, i loro poteri. Allora, a quanto pare, tutti i Children of the Forest possono parlare con i morti, dicono, ma non ci sono veri e propri esempi all'interno del libro. Si dice che potessero comunicare con i morti. Con la loro lingua, loro è quasi come se cantassero delle canzoni che sono capaci di far piangere chiunque le ascolti. Anche qui non va nel dettaglio, ma sicuramente sappiamo che, come ho detto prima, ci sono dei pochi eletti che vengono scelti, si dice, dagli dei per avere dei poteri più potenti rispetto agli altri Children of the Forest. E questi sono i Green Seers. La serie purtroppo qui, come sempre, ormai è un mantra nel mio canale e lo sarà per sempre, ha banalizzato anche questo. Perché? Esistono due tipi di Green Seers, ossia coloro che hanno la Green Sight e gli Skin Changers. Allora, chi ha la Green Sight ha l'abilità di fare sogni premonitori, che sono anche chiamati sogni verdi, i Green Dreams. E chi fa nel libro questi sogni sono personaggi come Jojen Reed. Questi sogni, infatti, sono pieni di significati nascosti, metafore ed allegorie che non sono sempre facili da decifrare e che parlano molto spesso del futuro, ma non solo, possono anche far vedere il passato. Il futuro che vedono può essere quello di un'altra persona, o il loro, come effettivamente fa spesso Jojen. Nel secondo libro, A Clash of Kings, non è come nella serie dove la caduta, diciamo, di Grande Inverno viene vista da Bran. In realtà la caduta di Grande Inverno non viene vista, non c'è il sogno premonitore, non è così. Bensì c'è Jojen, che in quel momento si trova da Bran, che ha una visione di un cavaliere vestito di rosso, come se fosse stato scuoiato, con i corpi di due bambini a terra. E Jojen crede che quei due bambini siano Bran e Rickon. Bran ne rimane molto spaventato da ovviamente questa notizia, ma alla fine appunto si scopre che non era altro che Ramsay Snow, che infiltrato a Grande Inverno e infiltrato tra gli Uomini di Ferro, convince Theon a uccidere due bambini per fare in modo che si pensasse fossero Bran e Rickon. Quindi sì, c'è Ramsay dietro alla finta morte di Bran e Rickon, non Theon. Perché hanno messo Theon? Non lo so, ma comunque andiamo avanti. Qualche volta i Green Seers vedono anche la loro morte. Ed effettivamente c'è una frase ricorrente che Jojen fa, che fa capire a Bran che lui non morirà, ma molto probabilmente i suoi compagni sì. Quindi, come abbiamo visto, Jojen vede il futuro, quindi i Green Seers vedono il futuro, ma non è esattamente preciso. Magari il finale è quello, ma è molto allegorico. Cosa capiamo però è che Bran non ha la Green Sight. Bran all'interno dei libri non ha mai delle visioni del futuro come sono quelle della serie. Mai, non le fa mai. Bran fa dei sogni, ma non sono sogni essenzialmente premonitori come sono quelli di Jojen. Sono ancora più allegorici, un po' più grandi, un po' più complessi. Ed effettivamente Jojen dice a Bran che i suoi poteri sono ancora, diciamo, sigillati, perché Jojen ha avuto la visione di un lupo con le ali legato a terra. Quindi è Bran che è un lupo con le ali, però
perché il suo nome non è il corvo con tre occhi, ma è The Winged Wolf, quindi il lupo alato, che però ancora non ha sbloccato del tutto i suoi poteri. Sappiamo che Bran, in realtà, è uno skin changer. Wow! Sì, perché tutti gli skin changer sono Green Seers, ma non tutti i Green Seers sono skin changers. Quindi Bran è uno skin changer. Cos'è uno skin changer? È una persona che ha le abilità di entrare nella mente degli animali e di controllarla. Gli skin changer devono avere un legame con la creatura con cui stanno facendo lo skin changing. E chi riesce a entrare nei cani o nei lupi ha il nome di warg. Quindi non tutti gli skin changer sono warg, cioè tu non fai warging. Bran fa warging perché entra dentro estate, ma se Bran entrava dentro a un corvo non fa warging. Fa skin changing. Ok. Se lo skin changer non è addestrato, riuscirà ad entrare nella mente del suo animale solo quando dorme. E infatti questo non lo fa solo Bran. Anche Jon riesce ad entrare nella mente di Ghost quando dorme. E vediamo anche che anche Arya ci riesce quando tira fuori dal fiume il corpo di sua madre Catelyn. Quindi ci sono diversi tipi di skin changer, appunto gli Stark sono warg, ma c'è chi può entrare nei corvi, come per esempio Brynden Rivers, ossia Bloodraven, comunemente noto come il corvo con tre occhi, anche se non è quello il suo nome, ma è Bloodraven comunque. Oppure c'era anche uno dei bruti all'interno del terzo libro che poteva governare la mente di un falco. Se l'animale con cui lo skin changer sta facendo skin changing muore mentre lo skin changer è nel loro corpo, lo skin changer rimarrà terribilmente traumatizzato da questo avvenimento. Viceversa, se l'uomo muore mentre sta facendo skin changing con l'animale, allora una parte dello skin changer rimane dentro all'animale. E questo credo che sia molto importante per la storyline di Jon. Jon, alla fine del quinto libro, Una danza con i draghi, viene ucciso da quattro, non 50, da quattro guardiani della notte perché voleva andare contro Ramsay Snow a Grande Inverno. Per vedere il perché, seguite i video e lo scoprirete. L'ultima cosa che Jon dice prima di ispirare è Ghost. Quindi, molto probabilmente, una parte di Jon è all'interno di Spettro. Credo che sia così. E molto probabilmente anche Rob fece la stessa cosa perché durante le nozze rosse l'ultima parola che dice Rob è Grey Wind, quindi vento grigio. Perciò credo che tutti gli Stark siano effettivamente degli skin changer. Gli skin changer, Seers. Bran adesso con il corvo con tre occhi sta cercando di sbloccare il resto dei suoi poteri. Quindi comincia entrando negli alberi e ci va da solo, non ha bisogno della guida, quindi non è che se lui va in giro da solo succedono casini, perché Bran è un personaggio molto intelligente e non mi va bene che viene trasformato in un cretino. Pace interiore. Detto ciò, Bran si muove da solo adesso, ma sta cercando di imparare come sbloccare la Green Sight. E si dice che il più grande Green Seer che esiste è uno skin changer che può entrare nella mente di ogni animale, anche uno con cui non ha essenzialmente un legame. Questo è molto importante per la storia di Bran perché Bran è l'unico esemplare di skin changer che è riuscito ad entrare anche nella mente di una persona. Quindi ora conosciamo i giganti e conosciamo i figli della foresta. Ma cosa succede a un certo punto a rompere la fantastica pace che avevano queste due popolazioni? È l'arrivo dei primi uomini. Quindi durante la Dawn Age arrivano i primi uomini. I primi uomini sono sempre una popolazione che viene da Essos. Capiamo che ad Essos nascono le prime civiltà, un po' come il Tigri e l'Eufrate da noi, ecco, quello è Essos. E passarono per Dorne, perché originariamente Essos e Dorne erano unite, quindi loro passano da Essos a Dorne. E cominciarono a stabilirsi permanentemente a Westeros. Allora, chi guidava i primi uomini in realtà non è molto chiaro. Per le popolazioni che vivono l'altopiano, il re dei primi uomini era Garth Greenhands, ma
Non è così per tutti. Per esempio, per gli uomini del nord, il re dei primi uomini era il First King. Il First King non ha essenzialmente un nome, ma per gli uomini del nord era colui che ha guidato i primi uomini da Essos a Westeros. E qui vediamo che è una pratica che succede molto spesso all'interno del libro. Vediamo che della stessa leggenda, della stessa figura, dipende chi te la racconta, dipende che casa te la racconta, dipende quale personaggio te la racconta, c'è una versione diversa perché A Song of Ice and Fire è un libro scritto a punti di vista che lo rende ancora più interessante perché una leggenda è veramente una leggenda, nel senso per me è Garth Greenhance, per loro è il First Man, magari per i Lannister è un'altra persona. Cosa succede quando arrivano i primi uomini? Si stabiliscono al sud e con gli anni cominciano ad espandersi, quindi dal sud cominciano piano piano ad arrivare sempre più a nord. E a nord era dove erano stabiliti i figli della foresta. Inizialmente i Children non furono aggressivi nei confronti di questa nuova popolazione che era arrivata a casa loro, anche se non vedevano proprio di buon occhio il modo in cui loro lavoravano e trattavano il legno e gli alberi. I primi uomini invece dal canto loro temevano molto i figli della foresta, perché avevano paura che li spiassero dagli alberi con gli occhi intagliati sopra. E quindi cosa fecero? Cominciarono a sradicare tutti gli alberi del cuore. Ma essendo questi gli alberi sacri per i figli della foresta, perché sono il tramite da loro agli dèi, i figli della foresta dicono no! E quindi da qui le due popolazioni cominciano ad entrare in guerra. Questa guerra durò qualche annetto, all'incirca 1000 anni, cosa da poco. I Children provarono tutto quello che potevano per fermare i primi uomini, ma fisicamente questi erano molto più forti rispetto a loro perché erano più grandi ed avevano armi anche più potenti. Sappiamo infatti che durante uno di questi scontri molti Children of the Forest morirono sotto la mano di Brandon of the Bloody Blade. Si dice che Brandon of the Bloody Blade potrebbe essere il padre di Brandon il costruttore, ma anche di questo ci sono diverse versioni. A questo punto, vedendo molti dei loro compagni morire e l'avanzata dei primi uomini sempre più potente, i figli della foresta presero una decisione drastica e decisero di usare una magia antica e molto oscura che neanche i Greenseers dovrebbero usare, ossia l'Hammer of the Water, che credo sia il martello dell'acqua, ma mi piace di più, The Hammer of the Water. Cosa riuscirono a fare con questa magia? Riuscirono a rompere la terra che collegava Essos a Dorne e crearono il Broken Arm di Dorne. Cercarono poi di fare la stessa cosa in the Neck, che è il confine, diciamo, tra nord e le terre dei fiumi. Ma in questo caso non riuscirono a dividerlo nettamente. E infatti il The Neck si è solo inondato, ma non si è effettivamente spezzato. In queste terre, infatti, si andarono a stabilire l'unico gruppo di First Men, quindi i primi uomini, che riuscirono ad avere un contatto pacifico con i figli della foresta, ossia i Crannomen, che sono gli uomini da cui discendono la famiglia Reed. Si dice infatti che i figli della foresta e i Crannomen a un certo punto cominciarono anche a convivere insieme. Ovviamente per i maestri questo avvenimento non è successo a causa della magia. Scopriremo infatti che i maestri alla magia non ci credono per niente. Sono uomini di scienza loro, non ci possono credere alla magia. Ma per loro fu una semplice inondazione. Questa guerra di 1000 anni andò avanti fino a che i Children of the Forest non capirono di non poter vincere contro i primi uomini. E i primi uomini, allo stesso modo, si sentivano veramente molto stanchi di continuare questa guerra. Non vedo perché, insomma, è durata così poco. E quindi decisero di voler mettere fine a questi scontri. I capi delle due popolazioni, grazie agli dèi, gente saggia, si incontrarono sull'isola dei Volti, o anche chiamata The God Eye, per formare il patto. The God Eye è un'isola che si trova nelle terre dei fiumi, praticamente molto vicina ad Arrenal, ed è un'isola completamente ricoperta di alberi del cuore, che per l'occasione vennero intagliati con le facce degli dèi, di modo che gli dèi potessero essere testimoni del giuramento che si stava andando a creare. Con il patto venne deciso che i primi uomini potevano stabilirsi dove volevano in Westeros, ma non nelle foreste, perché le foreste sarebbero rimaste ai figli della foresta. Dal canto loro, i primi uomini si impegnarono a non distruggere mai più alberi del cuore. In questo momento venne creato l'Ordine degli Uomini Verdi, The Order of the Green Men, che era praticamente un gruppo di saggi che
che doveva abitare sull'isola dei Volti, quindi sul God Eye, per prendersi cura degli alberi e per proteggere l'isola. In epoca moderna non si sa effettivamente se quest'ordine esiste ancora, anche se sappiamo che ci sono degli uomini delle Riverlands, quindi degli uomini delle Terre dei Fiumi, che dicono di aver visto qualcuno sull'isola dei Volti, ma non si hanno, diciamo, testimonianze certe. E sappiamo che è l'unico luogo del sud moderno di Westeros dove ora esistono alberi del cuore. A questo punto, dopo il patto, queste due popolazioni cominciarono a vivere tranquillamente insieme, pacificamente, e i figli della foresta insegnarono ai primi uomini il culto degli antichi dei e gettarono le basi, delle tradizioni che i discendenti dei primi uomini useranno ancora in tempi moderni. Quindi diciamo che sicuramente in tutto Westeros gli Stark sono coloro che seguono queste tradizioni ancora alla lettera. Quindi dopo il patto ci fu questo grandissimo periodo di pace, in cui poi seguì però la lunga notte, poi l'arrivo degli Andali e in questo momento i figli della foresta cominciarono a ritirarsi sempre di più fino a che non sparirono al di là della barriera e non diventarono altro che una leggenda. Una cosa molto interessante che ho scoperto leggendo The World of Ice and Fire, cosa che nel libro mi era sfuggita, non mi ricordo se viene detta, ma mi ha molto molto stupita, è la presenza, o diciamo la testimonianza, di un altro tipo di popolazione che ricorda moltissimo i figli della foresta. Ha un nome improbabile, ma adesso ve lo leggo. Ifequevron. Comunque ve lo scrivo. Nella lingua comune, e per chi come me non sa parlare, sono gli Wood Walkers. Quindi, a quanto pare, questi Wood Walkers erano una popolazione che viveva ad Essos. Anche loro erano una, diciamo, razza di creature molto piccole, molto timide, carinelle, gentili, che vivevano nel bosco pure loro. Il nome loro dato viene dato dai Dothraki e si sa che queste creature vivevano nella penisola di Vaes Leisi, che vivevano dentro delle grotte e avevano anche loro degli alberi intagliati. Non so cosa c'era come intaglio sui loro tronchi, ma si sa che erano intagliati. I Dothraki stavano lontani da questo posto perché, a quanto pare, questa popolazione, quindi gli Woodwalkers, avevano dei poteri e questo spaventava molto i Dothraki. Però ad un certo punto, non si sa cosa effettivamente sia successo, gli Woodwalkers sono semplicemente spariti. Ma i Dothraki si riferiscono a quella parte di Essos come il regno degli Ifequevron e la parte della foresta conosciuta come Vaes Leisi ora viene chiamata The City of Ghosts, quindi la città dei fantasmi. Però non viene detto da nessuna parte, quindi non è certo che queste creature siano legate ai figli della foresta. Sono molto simili e mi interessa molto sapere perché le ha introdotte, perché se introduci qualcosa la usi, quindi sono molto molto interessata a che cosa succederà nei prossimi libri. Quindi era la prima puntata di Westeros History Channel, dove appunto abbiamo visto la Dawn Age, comincia con i figli della foresta e finisce con l'arrivo dei primi uomini. Spero che vi sia interessato. Io ho trovato molto molto interessante entrare nel dettaglio, nel modo di vivere delle popolazioni che vivevano Westeros, anche perché oltre ad essere molto interessante, è molto importante perché è il periodo subito precedente alla lunga notte, alla prima lunga notte che viene ricordata. La lunga notte sarà effettivamente il prossimo capitolo di questa rubrica e non vedo l'ora di farla perché amo la lunga notte alla follia e anche di questo ci saranno tantissime cose da raccontare e spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se sapevate queste informazioni. Vi ricordo che se avete su qualsiasi cosa che riguarda le cronache del Ghiaccio e del Fuoco, punti di trama, personaggi, teorie, qualsiasi cosa che vi incuriosisce, nell'info box trovate il modulo di richiesta. E se vi fa piacere potete anche seguirmi su Instagram.
Detto ciò, io mi levo dalle balle e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di A Game of Talks. Ciao! I primi squitti dalla penisola di Vaniglia. Dalla penisola di Vaniglia. Non è vero, non è una libreria, è una biblioteca. Ok. Dai Valeriani. Valeriani? Valeriani. Valeriani. Perché ho problemi? I primi sono i giganti. Perché oggi faccio questa roba?